Io penso che sotto di due gol con una squadra forte come l'Aquila, credo che era per qualunque altra squadra era quasi impossibile raddrizzarla. E sicuramente i cambiamenti tattici, noi in questo momento siamo in un'emergenza allucinante, quindi stiamo cercando di, ci siamo messi 3-5-2 come abbiamo fatto all'inizio, poi abbiamo cambiato con, ho messo Palumbo mezzala, ma la svolta è stata quando ho messo 3-4-1-2 con Micciche e Zerbo più aperti, con Palumbo tra le linee, lì siamo riusciti a trovare la mossa giusta per cercare di ribaltare la partita, perché eravamo andati al tiro diverse volte dal limite dell'area senza avere fortuna. Però ripeto, sono veramente molto contento della prestazione dei ragazzi, sono contento perché stiamo dando continuità per quello che stiamo facendo, e soprattutto non ci dimentichiamo che abbiamo superato anche le due fasi di Coppa Italia con squadre importanti. Quindi adesso l'unico obiettivo mio e la preoccupazione è che vorrei recuperare tutti gli altri ragazzi per cercare di dare un segnale forte a questo campionato, anche se ripeto che il nostro obiettivo deve essere, il profilo deve essere sempre molto basso e umile, come abbiamo fatto oggi, come abbiamo fatto le ultime due partite. Il futuro nostro, dico sempre, che è il presente, quindi l'adesso è il presente e domenica prossima. Mister, permette la battuta, Valenti, la prossima volta sarà meglio averlo dalla sua parte. Questo purtroppo alla mia società è stato il primo nome che ho fatto, perché conosco il suo valore. Purtroppo è tornato all'Aquila, peccato per noi, ma sicuramente è un giocatore molto forte che in questa categoria c'entra poco.